Signore Martedì è un romanzo corale, un romanzo circolare che parla soprattutto di corpi, corpi che hanno avuto un uso sociale perché si sono prostituiti. Io racconto il loro dopo. Sono tre personaggi: un anziano travestito, un attore porno in disarmo e una misteriosa signora. Racconto il loro dopo e soprattutto il loro inserimento nella società, la fatica di vivere quando il proprio corpo non è più sul mercato. Ma io ne sono certo, nel senso che la relazione intima che si crea tra romanzo e lettore è unica. La lettura è questo. E poi perché l'esperienza è unica perché ti fa entrare in un mondo unico che è quello del romanzo, ma anche se è un saggio, proprio è una relazione così intima che poi riesce a creare tutta una serie di sintonie tra lettore e autore. Direi che il libro è intramontabile proprio per questo motivo. Io credo che il futuro del libro non cambierà, nel senso che rimarrà sempre uno strumento fondamentale, proprio per quello che dicevo io, per questa relazione intima che si crea, che è unica, non solo, ma anche perché è in controtendenza rispetto a questo mondo, proprio perché questo mondo è caratterizzato da un certo tipo di informazione, che è capillare, ma allo stesso tempo è totalmente priva di conferme e di verifiche. In qualche modo il romanzo mette un punto, anche il saggio mette un punto, è l'oggetto libro. E in questo senso credo che sia intramontabile. Beh, la cultura è un punto fondamentale della ripartenza, perché è necessario fare una riflessione complessiva su quanto è successo e credo che la cultura debba recuperare un ruolo che non ha più, quantomeno in Italia, da almeno 30 anni, un ruolo di centralità dove gli intellettuali devono esprimere pensieri coerenti che siano in grado di sviluppare dibattiti. Noi abbiamo bisogno esattamente di questo.